I mantra sono delle parole, delle sillabe, dei suoni di potere. Cosa significa di potere? Significa che possono influenzare la probabilità di accadimento di alcuni eventi. Da dove potere? Nasce dal fatto che sono stati recitati per secoli. E il fatto che siano stati recitati per secoli con una certa intenzione, perché i mantra, ad esempio i mantra segreti, venivano recitati con una stessa intenzione, ogni mantra quindi ha una sua finalità fondamentalmente, ci permette di diciamo, incanalare energie che altri hanno costruito, cioè sono fondamentalmente delle forme pensiero che hanno creato nel campo astrale, nel mondo astrale dell'entità, appunto delle forme pensiero, in grado di interagire con l'intero universo, quindi di creare un effetto valanga, un effetto a catena. Nel momento in cui recito il mantra mi collego con questo tipo di energia. Ma è il discorso che vale anche un po' per la preghiera, per i gruppi di preghiera nel caso del cristianesimo, ad esempio. Preghiere, ad esempio, recitate da secoli con finalità di guarigione possono favorire la guarigione perché mi collego, diciamo, a questa grande forma pensiero che agisce nell'universo e quindi può favorire quell'accadimento. Può favorire appunto il fatto che si verifichi proprio quel risultato tra gli infiniti risultati possibili. Non è detto che accada, ma è probabile che possa accadere. È la stessa cosa, diciamo, che accade in luoghi sacri, dove magari avvengono delle guarigioni che vengono definite miracolose. Allora, il pensiero di tutti i fedeli che crede che questa cosa qua avvenga va a creare una forma pensiero che facilita proprio questo accadimento. E quello che accade appunto a Lourdes o in altre situazioni del genere, diciamo in luoghi sacri. Il mantra ci consente di utilizzare diciamo, energie molto forti perché i mantra spesso sono collegati anche a entità non fisiche, non psicomateriali, quali ad esempio divinità o comunque grandi serbatoi di energia, di forme pensiero, che sono stati creati nel corso dei millenni a questo punto. Ad esempio il mantra Om Ahum Soha è un mantra che viene utilizzato, serve per raggiungere degli obiettivi, soprattutto obiettivi di natura spirituale, cioè obiettivi che trascendono la materialità, ma che possono anche dare ovviamente dei benefici a livello personale, perché quando una persona poi è in armonia con se stesso, gli viene molto più facile raggiungere poi anche da un punto di vista pratico le cose che vuoi raggiungere. Nelle varie scuole esoteriche i mantra segreti sono appunto finalizzati a un preciso, diciamo, vengono costruiti, sono stati costruiti tempo fa, secoli fa, diciamo così, per finalità particolari e vengono utilizzati esclusivamente per quel tipo di finalità. È per questo che appunto vengono tramandati di solito oralmente in modo segreto, non divulgato, perché ciò che è segreto acquisisce molto più potere rispetto, è un po' come dire, un po' come se fosse una sostanza concentrata e non diluita. Nel momento in cui viene diffusa a tutti si diluisce, si perde un po' di intensità. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!